Onorevole Fraccaro, il Premier vi accusa di una deriva barbarica nei toni e nel linguaggio. Sì, forse nei toni e nel linguaggio non siamo stati eccellenti, ma è difficile mantenere la calma, avrebbe difficoltà qualsiasi cittadino di fronte a quello che hanno fatto, che hanno calpestato sia il regolamento che la Costituzione e hanno regalato 7 miliardi e mezzo alle banche private, i soldi che i cittadini hanno disperatamente bisogno. Di fronte a questo noi abbiamo esagerato perché soffriamo con i cittadini che non arrivano a fine mese e ci arrabbiamo. Certamente dobbiamo mantenere la calma, usare espressioni diverse. Per noi è difficile perché siamo ancora onesti e siamo ancora rimasti quelli che eravamo prima di candidarci e sarebbe difficile per qualsiasi cittadino. Certo che cambiare tono non significa cambiare la forza con cui faremo opposizione, questo mai, perché questo paese ha bisogno assoluto di una opposizione forte e non condizionata al ribasso. Da queste logiche di potere. Ecco, voi avete detto che la Boldrini non vi rappresenta più. Allora, un conto è la carica e vorrei un suo giudizio su questo, ma non ve la sentite anche di chiederle scusa per tutti i post che l'hanno insultata sul blog di Beppe Grillo? Io non posso chiedere scusa per persone che non conosco. Ricordo un episodio che è successo qualche mese fa in cui il PD ci ha accusato per un commento al di sotto di un post del blog di Grillo, poi si è scoperto essere un elettore, anzi un attivista del PD. Sono persone private che esprimono i loro commenti e rispondono loro di quei commenti. Noi rispondiamo dei commenti che noi facciamo alla Presidente. Dal mio punto di vista, la Presidente Boldrini ha usato in maniera abnorme e incostituzionale il suo ruolo, per cui non possiamo più sentirci rappresentati, non ci sentiamo tutelati come minoranza in Parlamento e credo che il Paese avrebbe bisogno di un altro Presidente della Camera. Ma lei come deputato del Movimento 5 Stelle, il fatto che Claudio Messora, che è il capo ufficio stampa, quindi dovrebbe essere al di sotto dei deputati, fa un post anche offensivo nei confronti della Boldrini, non le dà fastidio? Sì, di Messora rispondo come deputato e mi dà assolutamente fastidio e non deve più succedere.